Buonasera, buonasera, benvenuti, bentornati a Caro Padre. Questa sera siamo in tre in studio, quindi è il debutto di tutti e tre insieme. Don Stefano Stimamiglio, direttore di Famiglia Cristiana, buonasera. Ciao Adriana, ciao a tutti. E c'è il nostro Don Roberto Ponti. Ciao Adriana, ciao Don Stefano e bentrovati, bentrovate a tutti. Allora, sono un po' emozionata a essere in mezzo a voi due. Sapete, questo programma nasce dall'idea di rendere anche televisivo, partire dalla rubrica I colloqui col padre su Famiglia Cristiana e partire dai temi che vengono affrontati in questa rubrica per sentire anche il parere di chi ci guarda per questo momento di riflessione, diciamo un po' più profondo delle nostre solite rubriche in cui c'è un po' un botta e risposta basato a volte anche sul ritmo, sulla velocità e non sulla profondità del contenuto. Quindi vi ricordo che potete scriverci, avete il numero per i messaggi 366-213-1894 e poi potete anche chiamarci in diretta allo 02-43-43-3434. Il tema di questa sera è un tema che, quando me l'ha proposto Don Roberto, ho subito detto mi piace molto il tema della rubrica, che è quello, prende spunto da una lettrice che vi ha scritto e si lamenta del parroco della sua chiesa perché non lo ritiene capace di stare vicino alla gente, no? Lei dice: gli abbiamo parlato più volte, gli abbiamo detto di essere un po' più caloroso, un po' più caldo, un po' più accogliente con i parrocchiani, ma lui invece, finita la messa, se ne va. E quindi questo apre al problema della lontananza o meno dei sacerdoti, dei parroci, dai fedeli. Partiamo da questo punto e quindi vi invitiamo a raccontarci anche le vostre esperienze. È la prima volta che ti capita, non credo che ti capita una riflessione di questo tipo. No, non è la prima volta, succede non spessissimo, però mi è capitato con questa lettera che ho ricevuto, ne avevo già ricevute. Mi capita anche quando vado in giro e parlo con delle persone che vedi che non sono molto contente del loro parroco. A volte sono un po' troppo esigenti le persone. Il mondo sta cambiando e la situazione pastorale sta rapidamente andando verso una riduzione dei sacerdoti, quindi un impegno loro ovviamente diventa sempre più difficile, più grande. Il sinodo che stiamo vivendo ha preso in considerazione questo, vediamo cosa maturerà in quest'ultimo anno che precede appunto la parte finale del sinodo, però ecco, è un tema che ricorre spesso, e direi forse per i sacerdoti più giovani, è quello di considerare il servizio pastorale non come una missione a tempo pieno, ma come un lavoro, quindi un po' a orario, un po' come dire, riservandosi. Cioè, finita la messa, io ho finito il mio turno. Sì, oppure il pomeriggio sto un po', poi vado, apro, chiudo, cioè tutta la dinamica della vita pastorale che si svolge nel corso della settimana. In questo caso era la messa, il tema che scappava subito, ma è un tema che poi riguarda anche tutta la settimana. Se io ho mia mamma che sta male, che vuole l'unzione degli infermi, o che vuole una benedizione, che vuole semplicemente la comunione, posto che ci sono anche i nunzi straordinari, a chi mi rivolgo, dove vado, ecco, questo c'è in qualche confratello appunto questa tendenza a considerare come dire chiuso l'orario è terminato. L'orario. Don Roberto, mi sembra, adesso faccio un paragone, no, perdonatemi, ma io cerco sempre di metterla sul concreto, mi sembra di sentir parlare di medici, no, che di medici ce ne sono pochi e quindi cambia e quindi un po'... e fanno fatica a star dietro a tutti i pazienti. Ma è un po' vero, diciamo, una delle grandi difficoltà del prete che è in cura d'anime, si diceva così, ma vale ancora oggi, cioè che è l'attenzione particolare verso una pastorale diretta, cioè che deve stare vicino alla gente per raccogliere i fedeli attorno a sé, attorno alla parola di Dio, attorno all'Eucaristia, ma poi dialogare con loro. Sono diventati meno, scarseggiano, perché lo sappiamo, c'è crisi di vocazione. C'è crisi di vocazione, molti oramai hanno un'età, perché le grandi generazioni con tante vocazioni oramai sono arrivate, diciamo, al termine del loro servizio, l'età non permette più di avere tante persone e tanti confratelli disponibili, per cui il prete, il parroco, spesso deve curare non una parrocchia ma due, tre, quattro, cinque e più ancora, e quindi correre di qua e di là per garantire
la presenza nell'Eucaristia, che è il cuore della comunità, e forse viene un po' meno quello che è una presenza umana di contatto diretto, che quindi è quello che è quella che manca poi alle persone. Ci scrive Tiziana: vi racconto cosa mi è successo. Il parroco della chiesa di riferimento, durante il funerale di mia suocera, ha fatto una descrizione della defunta assolutamente inventata. Ha dipinto una persona inesistente, probabilmente non la conosceva. Anche questo è un modo di essere lontano. Cosa ne pensano i due sacerdoti in studio, Don Stefano? Avrà detto, non so, che faceva i manicaretti, in realtà non li faceva, non so. No, questo che era, non lo so. È un tema questo, è un dipende, tema. Perché nei paesi, io vengo da un paese in provincia di Treviso, originario, il parroco conosce un po' tutti, sì, anche le persone che non frequentano, e quindi sa o si fa raccontare. Anche quelli che non frequentano. Anche, sì, perché comunque c'è un giro, un passaparola, tutti si... Sì. Oppure comunque insomma incontra le persone, e c'è una... Nelle grandi città il problema è che ci si perde un po' in un'umanità molto più densa, e quindi come dire, lo sforzo per comprendere la persona è molto più grande. Oltretutto ci sono delle zone ad alta intensità abitativa e con un'età media alta dove ci sono tanti funerali al giorno. C'è anche un problema del burnout dei sacerdoti, sì. Cioè, se uno deve celebrare due funerali, sì, al giorno, diventa una catena di montaggio, diventa molto faticoso. E però allora forse sarebbe meglio astenersi dal dare descrizioni inesistenti. Diciamo che no, bisogna ricostruire la pastorale in un modo diverso, e a volte ci sono tanti sacerdoti, tanti parroci che tentano di fare dei percorsi particolari per dire: non possiamo sempre garantire l'Eucaristia, possiamo garantire invece un momento di riflessione sulla parola di Dio, magari non sempre con la presenza del sacerdote. Quindi bisogna ricostruire un tessuto parrocchiale in un modo diverso, che abbia sempre una responsabilità che è nel sacerdote, ma poi un'altra responsabilità diffusa che permette di tenere insieme la comunità. A volte è ciò che viene un po' rifiutato, perché abbiamo un'esperienza oramai consolidata che tutto deve passare dal prete, tutto deve essere visto, e ci deve essere sempre il prete, altrimenti è come se non vale quello che si fa. Quindi per tu dici anche delegare un po'. Più che delegare, riorganizzare la vita della comunità in un modo nuovo. È un po' come la società che si sta riorganizzando, ce ne rendiamo conto. I rapporti sono diversi. Torno all'esempio del medico: certe cose le può fare l'infermiera. Diciamo che bisogna riorganizzare in modo che al sacerdote sono lasciati alcuni compiti, alla comunità, ad altri ruoli ministeriali, altri compiti, ognuno ha la sua responsabilità che costruisce che questo tessuto anche umano che aiuta a vivere la comunità. Io penso che bisogna puntare molto a questo, ricostruire la comunità, mettendo ciascuno nel suo ruolo importante, decisivo, a secondo della responsabilità della ministerialità. Carla ci dice: ma non si può, non si può fare un esame per chi fa il parroco e verificarne l'idoneità? Allora, torno un attimo sulla prima domanda. Poi però questa rispondiamo, perché è interessante. Allora, sul ricordo della persona cara defunta, sul funerale, sì, del funerale. Allora, diciamo che il sacerdote è chiamato a celebrare l'Eucaristia e a spezzare la parola, cioè ad annunciare quella lieta novella che Gesù è risorto, e che quindi la morte non è l'ultima parola sulla nostra vita. Ecco, questo deve essere mediato attraverso la parola di Dio. Questo sacerdote deve farlo, è la base. Però questo è una cosa, dire delle cose che non sono vere su quella persona defunta è una forzatura. Allora, come si può ovviare a questo? Spesso durante i funerali i parenti, i nipoti, magari sono le persone anziane, i figli o degli amici, chiedono di poter alla fine, no, prima della benedizione finale, di fare una loro testimonianza. E quindi quella che sarebbe, che quella ovviamente attinente, quando non che so se la signora attinente, che ci ha scritto. Può essere una, però il compito del sacerdote fondamentalmente non è quello di dire, è un altro, non è quello di pitturare un po' o sì, di ripercorrere la vita della persona. No, a meno che non la conosca veramente. Allora, se l'ha conosciuta veramente, qualcosa lo può dire. Sì, sì. Però diciamo che la cosa fondamentale non è quella. Ok. E invece per quanto riguarda l'esame di idoneità, ma una volta Roberto, esisteva, anzi tendenzialmente esiste anche adesso, perché non è che si viene nominati parroci soltanto perché sei prete. Assumi una responsabilità se chi organizza la diocesi, quindi in prima battuta il vescovo e i suoi collaboratori principali, riconoscono le qualità appropriate per fare il parroco, e quindi
gestire e organizzare una comunità in tutti i suoi aspetti. Che poi dopo la scarsità di personale, quindi di sacerdoti a disposizione, obblighi a mandare avanti anche chi forse non è ancora abbastanza preparato, deve fare ancora, o che non ha proprio magari l'afflato per... Su questo, ecco, non vorrei, come dire, parlare male di miei confratelli, però è vero che bisogna avere una disposizione d'animo, un'apertura, un'indole che viene anche verificata nel periodo di formazione. Quindi di solito si arriva ad essere sacerdoti, quindi ordinati sacerdoti, se ci sono tutte le caratteristiche. E anche il parroco, date. Quindi, prima di diventare parroco, oppure no? La stessa domanda si potrebbe fare a una moglie o a un marito. Non c'è un esame da fare, tu ti fidanzi, fai un cammino di fidanzamento, dopo la vita ti cambia un po'. Sì. Allora, impari strada facendo. Impari e soprattutto devi curarti come marito e moglie, devi curarti come sacerdote, devi curare la tua capacità relazionale, che nel caso del pastore d'anime, cioè del parroco, deve essere molto molto deve imparare via. Però non è che adesso io vado oltre, però questa signora che vi ha scritto si lamenta della messa, appunto, ma non è che poi se questa cosa la espandiamo crea anche allontanamento tra fedeli e la Chiesa, visto che c'è non solo la crisi della vocazione ma anche la crisi delle persone che vanno sempre meno in chiesa, meno a messa, non è che in questo modo tu allontani il fedele, invece di tenerlo lo allontani. Certo, questo succede. Non c'è il rischio. Come succede anche l'opposto. Questo succede, come succede anche l'opposto. L'opposto è quando un parroco invece è molto attivo, molto dinamico. Io presento il parroco della mia parrocchia in provincia di Treviso, che soprattutto appena arrivato ha tirato su una parrocchia che era molto giù. Quindi vuol dire che è stato molto bravo. È stato molto bravo. E poi devi mantenerti. Quindi dipende anche dal carisma della persona e da quanto poi impegno ci metti concretamente. Per questo, tornando alla prima domanda, è importante che, come dire, lanciarsi proprio con gioia nel ministero. Però ecco, quindi tu sei d'accordo sul fatto che c'è il rischio, perché io insisto su quello, perché io parlo dal punto di vista del... Voi parlate come preti, sì, io parlo come... È evidente. No, esatto, io parlo invece come persona che vuole in qualche modo, sì, magari... Io dico che si possono mettere in atto e studiare insieme anche con la comunità, quindi non da solo il prete deve decidere come risolvere questa problematica, però... Forse lasciarsi sollecitare da domande come, e da anche rimproveri, se vogliamo, da come quelli. Quindi della, accettare della anche lettera, rimproveri. E dire cosa si può fare allora per evitare questo? Che cosa, non so, ci sono nelle chiese del Nord Europa, ad esempio, ma anche qui in Italia, in alcuni luoghi, ma anche qui vicino a noi, c'è la possibilità alla fine della messa di ritrovarsi insieme e magari discutere sia delle situazioni della vita personale con gli amici che hanno già partecipato all'Eucaristia, oppure riprendere qualche spunto che è venuto dall'omelia del sacerdote. Ecco, non si deve nemmeno correre via subito dopo la messa, perché di solito noi siamo organizzati così. Sì. La messa è finita, andate in pace e non c'è più nessuno, tutti se ne vanno. Invece forse bisognerebbe fermarsi, aspettare che anche il prete esca dalla sacrestia, almeno salutarsi e poi costruire una relazione, dei rapporti insieme. Certo. Questo può farsi se il prete non deve scappare subito da un'altra parte. No, però voi state dicendo che bisogna dare responsabilità anche al fedele. Cioè non è che il fedele deve aspettarsi tutto dal prete, deve fare qualcosa anche lui. Mi sembra che state dicendo tutte e due questa cosa. Sì, direi proprio di sì. Cioè non aspettiamoci la pappa pronta, no? No, si costruisce insieme. È il principio della comunità. Sì. No? La comunità, come la comunità familiare, ognuno ha delle sue responsabilità che poi si gestiscono. Certo. Anche negli anni. C'è anche una divisione di ruoli, no? C'è una divisione di ruoli, poi di competenze, di talenti, eccetera. Così in una comunità cristiana, ecco, la partecipazione a una comunità ti fa essere proattivo, cioè ti fa essere attivo in questa dinamica di servizio, che nel caso del sacerdote è quella ministeriale del sacerdote. Però i ministeri dei fedeli sono tanti, oltre a quelli classici del lettore, del coro, eccetera. Ci sono anche proprio dei ministeri. Sì. Che la signora che scrive appunto fa la catechista anche. Poi c'è il ministero degli insegnanti. Quindi anche un ruolo attivo, certo, no, nella comunità. Certo. Dove, cioè sentirsi dove parte di una comunità. Ecco, questo, e contro questo noi dobbiamo a favore di questo noi dobbiamo lottare in una società che invece tende sempre di più a individualizzare. E un mese e mezzo fa è uscito il rapporto Censis, che fa una fotografia drammatica, noi ne parliamo nel numero che adesso è in edicola, e ne parla Andrea Riccardi, che è il nostro editorialista, in cui fa, come dire,
e parla di una individualizzazione, il rapporto Censis della società italiana, che rende le persone sempre più chiuse nella propria, nel proprio egoismo anche, no? Questo, ed è un discorso che voi fate non solo religioso ma sociale, no? Più ampio, cioè sul fatto che ognuno alla fine pensa un po' quello che nota la lettrice, un po' mettendo la colpa sulle spalle del sacerdote, del parroco, è una situazione un po' comune attorno a noi, che probabilmente la comunità cristiana dovrebbe monitorare, capire e cercare di superare. La magari richiamandoci il vescovo, deve chiamare questo parroco e dirgli... Ma no, io direi ancora di più, è la comunità al suo interno che dovrebbe avere la forza di dire: vogliamo, capiamo che la società va in una direzione individualista, lo sappiamo, ce ne rendiamo conto. Cosa facciamo come fedeli che credono nell'unità attorno all'altare, attorno alla fede, e che vivono dei momenti importanti insieme, per superare questo individualismo e cercare di costruire qualche cosa di diverso? Forse dobbiamo avere la forza, e il cammino che sta facendo, che ha proposto Papa Francesco, di sinodalità, è proprio in questa direzione. Mettiamo insieme le forze e cerchiamo di costruire un percorso diverso che ci permette di essere più comunità. Va bene, direi che ci fermiamo per qualche istante, linea alla regia, e poi torniamo a tra poco. Allora, rieccoci, siamo sempre con Don Stefano Stimamiglio e Don Roberto Ponti, e abbiamo affrontato il tema di come a volte alcuni parroci non sentano il rapporto di empatia, diciamo così, con i propri fedeli, e tengano un po' il proprio ruolo come una sorta di lavoro e non come una specie di missione. Io però vorrei sollecitare la vostra attenzione su un altro tema, che quello è uno spunto che ha dato anche il Papa. Papa Francesco ha parlato di un tema che sta affrontando anche la politica, cioè la maternità surrogata, e parlando della maternità surrogata il Papa ha detto che dovrebbe essere una sorta di reato universale, e ha tuonato contro questa pratica che in alcuni paesi è assolutamente lecita e diffusa, mentre in Italia in questo momento c'è una crociata contro da parte proprio del governo. Don Stefano, sei d'accordo tu con quello che ha detto il Papa? Sì, diciamo che prima del Papa è la prospettiva cristiana, diciamo la dottrina cristiana, che illumina le coscienze rispetto a una pratica, quella della maternità surrogata, che rende, che spezza il legame biologico e anche diciamo della gestazione fra la mamma, si chiama gestazione per altri, no? Dal punto di vista scientifico si chiama gestazione per altri, fra la mamma e il bambino. E questa separazione è un rendere il bambino l'oggetto di un desiderio che viene comprato, perché c'è un mercato enorme dietro, viene pagata questa mamma surrogata, vengono pagati a volte i gameti, vengono scelti a volte i gameti, non sempre sono quelli poi del padre e della madre che alleveranno, e quindi si spezza, diciamo, il legame fra il bambino, e soprattutto il bambino diventa un oggetto. Ecco, questo è figlio di quella cultura del desiderio a tutti i costi, che come se fosse un diritto essere un genitore. Sì, nega proprio il fondamento della relazione, che è la relazione fra figlio e madre, diciamo. Quindi Tu sei d'accordo? Perché poi c'è da dire che da una parte si parla di calo della natalità, dall'altra questo a volte, parlo dell'estero perché in Italia appunto non si può, è un modo anche per aumentare la natalità, no? Però se si va a vedere anche cosa è successo negli anni passati in alcuni stati, in alcune nazioni che permettevano questo, e come tutto poi è stato ridotto a mercificazione, ecco, questo fa veramente paura, perché, come diceva Don Stefano, rompere questo legame che è naturale tra madre e figlio, e farlo diventare qualche cosa di costruito, ecco, significa arrivare a dire: siccome è possibile, diventa anche lecito, che è una negazione di una realtà che è naturale, e che ingenera una situazione anche sociale
veramente complicata, complessa, al punto che cioè, tu dici, il bambino poi non sa più chi è la sua mamma. Immaginiamo quante difficoltà di comprensione reciproca questo può generare, non... perché è vero, c'è anche una maternità surrogata fatta come volontariato, però sì, esatto, volevo dire questo, anche... a volte sono delle sorelle, no? Addirittura anche, le madri, anche questo che rompe, prestano il proprio rompe utero. Un legame che fa parte della natura umana, e quindi toccare a quel livello la procreazione e la continuità, chiamiamola così in maniera un po' brutale, della specie diventa veramente rischioso e veramente si rompono i legami e poi non si sa cioè che si fa qualcosa di innaturale, voi state dicendo, ma è per questo che il Papa parla decisamente contro questa situazione che in alcuni paesi veramente pone grandi problematiche. Però in alcuni paesi c'è, è lecita, penso agli Stati Uniti, dove sì, si fa, si pratica, infatti alcune coppie italiane si vanno là per farlo. Poi dopo il problema è che quando tornano qua il bambino non è riconosciuto, è riconosciuto solo dalla madre in caso di coppia eterosessuale, se no in caso di coppia omosessuale è ancora più problematica la, la vicenda. Non è che in questo modo, però faccio una domanda politica, si va, si ha una posizione reazionaria, nel senso che proprio perché in alcuni paesi si fa ed è assolutamente lecito, dire no vuol dire tornare indietro con la storia? Beh, ma la storia non può non fare i conti con l'etica. Con la coscienza. Sì, con l'etica, cioè cosa è bene per l'uomo. E cosa è bene per l'uomo non è immediatamente ricavabile da un desiderio, pur legittimo naturalmente. È il bene sociale, cioè è il bene di tutti i soggetti coinvolti all'interno di una vicenda, in questo caso. È chiaro che alcuni stati, tu hai parlato degli Stati Uniti, ma io sono più preoccupato per gli stati poveri, l'Ucraina, l'India. Quelli sono serbatoi, no? Dove si va? Sono serbatoi di uteri, che diventa veramente. Allora parliamo di difendere la donna, e poi qui la donna viene veramente pagata per un servizio che non è un servizio, perché la maternità è un dono ed è una missione nella vita. Ma ecco, tu quindi... sei contrario anche a quella volontaria, come diceva Don Roberto, sì, nel caso di una sorella che dice sì, per aiutare la propria sorella che non può avere figli, cioè te lo tengo in grembo io. Sì, non cambia, la sostanza non cambia. Beh, lo fa volontariamente, non è pagata, è diverso. Ma, però, come dire, il legame fra il figlio e la madre, sì, beh, viene spezzato lo stesso. Viene violentato in qualche modo, perché noi non consideriamo, purtroppo, perché abbiamo una mentalità forse abortista, cioè che il nostro diritto civile dice che una persona acquista personalità giuridica col primo vagito. Dentro l'utero non è una persona, quindi sì, non ha diritti. E questo vuol dire che un figlio che viene generato, come dire, in provetta e poi attraverso un utero in affitto, di fatto, per esempio, può essere abortito in ogni momento. Ci sono dei casi in cui la mamma... cioè non valgono i tre mesi, che commissiona, i quattro mesi. Dipende dallo Stato, poi, dipende dal paese anche in cui nei tre ti mesi trovi. Si arriva a dei casi assurdi per cui viene prima fatto questo impianto nell'utero e poi... E se poi si cambia idea? Se questa cambia idea è tutto contrattualizzato. E se cambia idea la mamma, se cambia idea la mamma committente, la coppia committente. Sì. Dice no, non lo voglio più. E invece la donna che ce l'ha dentro dice no, io non voglio abortire. Cosa succede? Cioè, si presentano proprio. Vabbè, perché... certo, questi sono dei casi limiti e terribili. Ma sono casi limite, ma che questo modo di vedere la maternità fatta così surrogata, comunque... resa purtroppo i termini sono brutti, ma non si vuole sì, giudicare in maniera, nessuno in maniera popolare diventa, si dice l'utero in affitto però poi in realtà è una mercificazione, surrogata, è una mercificazione della, di dare alla vita a una persona, e questo ha delle conseguenze che veramente generano situazioni un po' le ha presentate adesso Don Stefano, nel periodo di gestazione e poi immaginiamo anche dopo, se uno rivendica la maternità in qualche modo, un contratto che valore ha se una madre rivendica qualcosa? Se la madre, diciamo prestata, cambia idea e dice no, il bambino me lo voglio tenere. Cioè, il tema è il figlio è un diritto disponibile o indisponibile? Cioè, per esempio, noi nel nostro ordinamento non possiamo vendere un organo, io non sì, posso vendere il mio rene, posso donarlo? Ma non posso però posso donarlo, quindi torniamo alla sorella, non che c'è, può donare il sì, suo utero. Sono due
e qui non è questione di intonazione d'uso, qui dono è, l'uso e dare vita e dare una vita e poi ecco dimentichiamo che fra il figlio e la madre esiste tutto un insieme di interrelazioni biochimiche e relazionali, anche la voce, no? Almeno così sì. Raccontano i ginecologi, ma anche le mamme, che viene poi interrotto quando questo figlio poi viene dato a un'altra mamma. Come dire, è tutto un percorso a ostacoli che per il bene del bambino. Io apprezzo una cosa che l'esempio che hai fatto prima tu, perché tu hai parlato di papà e mamma, perché solitamente noi qua stiamo parlando di qualcosa di più profondo, però solitamente quando se ne parla in politica le persone contrarie alla maternità surrogata parlano fondamentalmente di coppia omosessuale, perché poi quando lo fanno le coppie eterosessuali non dicono niente, e quindi è un modo per non tanto per attaccare la maternità surrogata ma per attaccare le coppie omosessuali. Beh, quello... invece voi la state affrontando in quello che è, a prescindere se i genitori sono, dal punto di vista statistico le coppie omosessuali che fanno ricorso sono meno, sono molto meno, e io ti ringrazio per averlo detto. Sì, cioè anche... il problema è ontologico in sé, il problema è in sé, esatto, perché sì, vi faccio sempre esempio, se lo fa Nicole Kidman nessuno dice niente, se lo fa Tiziano Ferro invece ci sono tutti. Ma perché tutti. Diciamo, l'esempio della coppia omosessuale mette maggiormente in evidenza questo aspetto di innaturale. Un desiderio innaturale, ah, certo, che certo. È contrastato dal, ripeto, dalla natura stessa. Invece quindi, una coppia eterosessuale che non ci riesce, sì. Tu dici alla fine la natura glielo dovrebbe permettere. Io metterei in primo piano, anche se è un discorso molto delicato e molto complicato da far avanzare, l'adozione. Ci sono tanti che spesso bambini è troppo complicata. Che hanno bisogno di una famiglia. È vero che questo mette in gioco tante altre situazioni, però perché non privilegiare questi bambini che si aspettano una famiglia, un papà, una mamma, un percorso familiare da ricostruire? È vero che è un impegno diverso, una situazione diversa, ma questo è naturale, perché da sempre si accolgono nelle famiglie e si diventa mamma, e forse Don Stefano ci può dare qualche testimonianza, mamma per vocazione, cioè si diventa mamma e papà proprio perché per lo vocazione, vuoi. Perché lo vuoi, non perché lo cerchi. Certo, c'è da dire però che il percorso delle adozioni in Italia spesso è molto lungo, molto complicato, molto difficile, quindi molte coppie a un certo punto dicono basta. Sì, questo ha delle motivazioni evidentemente, perché vanno preparati i genitori. Sì. Un po' sono le motivazioni, anche perché adottare un figlio è sempre un grosso punto di domanda, perché un figlio ha già una storia quando è nato, raramente viene affidato un neonato, quindi questa storia poi va a pesare, no? Nella sì. Giorni, quindi i genitori non sono preparati. Ma io posso portare l'esempio di Nomadelfia, questa comunità fondata da Don Zeno Saltini, che oggi è in provincia di Grosseto, che negli anni 50, immediatamente dopo la guerra, quando c'erano tantissimi orfani, come altre organizzazioni, adottava, oggi diciamo adottava, in realtà gli venivano affidati dagli orfanatrofi, 5, questi 6, 7, 10 bambini. Andavano con l'autobus e gli andavano, e questi ragazzi poi sono tutti cresciuti, hanno fatto, quindi come dire, era un altro è mondo, andata bene. È andata bene, però era un altro mondo, oggi sì. È chiaro che però qualcosa adesso ci vuole anche imparare molto coraggio. Da questo mondo e da queste esperienze si può imparare ancora per l'oggi, certo bisogna rimotivarlo e riattualizzarlo, però ci sono degli aspetti sulla maternità e la paternità da costruire che forse sono diversi, dico alternativi, e più naturali della maternità surrogata. Sì, poi ci sono tante altre tecniche, no, che vengono utilizzate ormai dalla medicina, che sono diciamo meno innaturali, ecco, quindi queste possono aiutare di più i genitori. non meno lecite, ma qui entreremo in tutto un altro. No, beh, però argomento. Sono in Italia sono assolutamente... comunque magari facciamo una puntata anche su quello. Va bene, io vi ringrazio Don Stefano Stimamiglio e Don Roberto Ponti. Adesso diamo la linea a Marco Bellavia con il suo Vivere Meglio. Si continua a parlare in ogni caso di società e della vita delle persone. Grazie a voi, ci vediamo tra due martedì. Grazie alla regia, ciao.